Oggi andiamo a mettere un pochino a posto questa aiola qua, che è molto ben esposta e la voglio coltivare perfettamente, ma c'è un piccolo problema. Qua sotto questo strato di cemento, questa piattaforma di cemento, al di sotto ci sono, non so se si vedono, i depositi dell'acqua, quei cosi blu là, che stanno lì sotto. E però in questo spazio qua, dove vedete quel buco, non c'è la terra, non c'è un muro, quindi andrò a togliere la terra, mettere delle travi, dei sassi da muro e poi ricoprire tutto per avere questa aiola fatta al meglio. Ok, il lavoro mi sembra finito, ho messo tutto in piano e ora la terra non cascherà più lì dentro. Qua, come vedete, avevo provato a fare un innesto ma non è riuscito, forse il prossimo anno ve lo farò vedere in un prossimo video, lo andrò a fare su questo ramo o anche su quest'altro per fare varie prove su quest'albero. Allora, ci sono varie scuole di potatura che dicono che gli alberi cocchi vanno potati o in agosto o a metà autunno e inizio inverno. Io in questo caso mi serve potarlo ora che sta un po' in mezzo al passaggio per poter raggiungere un pezzo dell'orto, quindi lo poterò ora. È un albicocco selvatico, nato da un seme, credo, che sta crescendo qui in mezzo. Finalmente sono riuscito a raccogliere il mio primo cavolo cappuccio, è una bella palla, non di dimensioni tanto grandi, ma a me bastano, per me sono molto abbondanti e sono molto orgoglioso per questo. Una piccola verza e un pochino di avanzi di bietoline da coste, quelle colorate e quelle bianche normali. Qua fra un pochino ce ne sarà un altro perfetto da cogliere che per ora non colgo, scusate il laccio, perché ora ho già quelli lì e quindi mi bastano per ora. E questo lo coglierò fra qualche giorno, dai. Qua sotto, come vedete, qua ci sono i finocchi, se ve lo ricordate, stanno molto 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 bene, li ho appena rincalzati e meno male stanno sopravvivendo qua sotto al tessuto non tessuto, alle gelate. Visto che fa ancora molto caldo, la calendula continua sempre a fare i suoi bellissimi fiori. Guardate che belli. E anche di qua ce n'è un'altra leggermente più piccola che è un pochino più all'ombra. E anche qua la rucola, i piselli stanno crescendo molto bene perché c'è acqua e c'è anche abbastanza caldo, a parte la mattina che arriva fino allo zero con i gradi. Il grano sono andato un pochino a estirpare le erbacce in mezzo alle file, molto superficialmente sono andato con una zappettina, in modo da garantire anche un po' pulito, un pochino di ordine, buttando a giro un po' di pacciamatura anche se è inverno, così almeno il terreno rimane coperto e viene protetto dalle gelate, da tutti gli agenti atmosferici, dalla pioggia, in modo anche che mi rimani leggermente più arioso, cioè che si compatti di meno con gli agenti e che rimanga in perfetta forma per poi trapiantare tutte le piante primaverili. Ne ho messe anche un po' nei passaggi in modo da garantire un po' di copertura e far crescere meno erbacee, vedete, crescono sempre qua sui bordi, anche se è inverno e la mattina fanno 0 gradi, loro crescono sempre. Come vedete qui è molto abbondantemente pieno di erbacee, ma io le contrasto coprendo tutto i pezzi con la pacciamatura. A parte in certi pezzi mi sono lasciato un po' sfuggire, però come vedete con il gelo la gramigna si sta auto selezionando, cioè proprio il gelo la sta ammazzando, essendo una pianta con dei fusti molto grossi e molto pieni di linfa e di acqua, quindi gelandosi il gelo le ammazza proprio, gelandole
al loro interno e sopravvive solo l'erba normale qui dei campi, che è più facile a togliere della gramiglia. Qua da qualche parte, anche qui, mi sono lasciato un po' sfuggire la mano, vabbè, succede a tutti. Questi finocchi qua dietro, essendo coperti dalle verze e dal cavolo nero, non si sono sviluppati come i finocchi che erano pieni qua in piena luce e in pieno sole. Guardate che belli questi qua. E quindi le distanze di qua, di questo bancale, andavano tutte bene, i cavoli consociati con i radicchi che c'erano in mezzo, con gli altri cavoli, anche la distanza dei finocchi vanno benissimo, solo che non mi sono, cioè ho sbagliato a mettere degli ortaggi più grandi, più grossi, che occupano più superficie, davanti a degli ortaggi che poi hanno dei rami, dei fusti che poi tendono sempre ad allungarsi a discapito della parte che noi mangiamo. Voi utilizzate qualche tecnica di coltivazione che vi piace molto, che secondo voi è molto facile e attuabile? Naturalmente scrivetelo nei commenti, mi fa molto piacere sapere le vostre tecniche. Ogni volta che mi scrivete sono molto felice, così almeno confrontiamo un po' di cose e semmai forse potrei anche provare sul mio pezzo di orto una vostra tecnica elaborata da voi, sarebbe una cosa molto bella. Però da quest'anno cambierò un po' la modalità di fare le file e consociare gli ortaggi. Allora, in questo caso, quest'anno, ho messo una fila di ortaggi, naturalmente consociati nella fila, cioè una verza, qua c'era prima un radicchio, un cavolo nero, un altro radicchio, una verza, e poi dietro un'altra fila di finocchi. Ma come vi ho detto prima, i finocchi si sono troppo allungati, non avendo tanta luce, a discapito poi della parte che mangeremo, quindi sono di molto in ritardo per la raccolta. Da quest'anno andrò a fare così. Allora, praticamente da qui, per 1,20 m o 2,40 m, vediamo, andrò a riempire tutto il bancale di uno stesso ortaggio, cioè da qui a qua, semmai farò tutti i finocchi, in modo che i finocchi, essendo una pianta della stessa varietà, crescano tutti insieme e non si ostacolino maggiormente gli uni contro gli altri, naturalmente mantenendo sempre distanze leggermente più larghe per far passare più luce dietro. Poi accanto ci metterò un altro ortaggio, naturalmente consociando con quello accanto, in modo che questo qui, che da lì proviene il sole, non sia più alto e non vada sempre a discapito della luce di quegli altri, e pian piano così continuando per tutto il bancale, in modo da avere anche piccole parti di bancale e a metri quadri calcolare quante piante potrei produrre in questo bancale, in questo pezzettino qua. Stando a marzo, in questa vite qui, andrò a innestarla per fare una prova di innesto e naturalmente vi racconterò tutto. Qualcuno sa come si fa a innestare una vite? E se ha tempo me lo può scrivere nei commenti, sarò molto felice di leggerlo e poter apprendere da altre conoscenze di altre persone. Quest'anno si va di rucola, guardate quanta ne ho seminata questa fila qua. Ora le andrò a diradare, e quelle che dirado, vabbè, naturalmente non le spreco, le andrò a mettere in un'insalatina e poi le altre aspetterò che crescano, in modo poi da raccoglierle in maggior quantità. Io vi ringrazio di essere stati con me in questo video, naturalmente iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e buona giornata.